Buon pomeriggio a tutti e buon tè del mercoledì. Oggi a tenerci compagnia c'è questo brano che io ho scelto dall'Isola del Tesoro di Stevenson. L'ho scelto perché mi è particolarmente caro questo romanzo, in quanto è il primo romanzo per ragazzi di cui ho memoria nella mia adolescenza. Ovviamente dopo le letture della prima infanzia, però è il libro che della mia adolescenza più mi sta a cuore perché è il primo libro di cui ricordo delle immagini molto nitide. E quindi vi propongo un brano tratto da questo romanzo, proprio in un punto in cui ci troviamo sull'isola. Ma ecco che un nuovo allarme mi fece fermare col cuore in gola. Dal fianco della montagna che qui era scoscesa e rocciosa, si staccò una massa di ghiaia e precipitò, strepitando e rimbalzando tra gli alberi. Istintivamente girai gli occhi da quella parte e scorsi un'ombra rapida balzare dietro il tronco di un pino. Cosa fosse, se una scimmia, un orso o un uomo, non avrei saputo dire. Mi sembrò nera, pelosa, altro non colsi. Ma lo spavento della nuova apparizione mi legò i piedi. Ed eccomi la via sbarrata da ogni lato. Dietro a me gli assassini, davanti qualcosa imboscato. Che fare? Non esitai a preferire agli ignoti i pericoli noti. Silver in persona mi sembrò meno terribile al paragone di quella creatura dei boschi. Sicché voltai la schiena e pur lanciando indietro sospettose occhiate da sopra le spalle, ritornai sui miei passi nella direzione dei canotti. Subito l'ombra riapparve e facendo un largo giro accennava a tagliarmi la strada. Io ero stanco, sì. Ma fossi pur stato fresco come appena alzato, avrei lo stesso compreso che non era il caso di voler gareggiare in velocità con un tale avversario. La creatura schizzava da un albero all'altro, simile a un daino, muovendo su due gambe come noi. Ma, cosa che mai vidi fare ad un uomo, correva quasi piegata in due. E tuttavia era un uomo, ormai non potevo più dubitarne. Mi tornarono in mente cose udite sui cannibali e ci mancò poco che gridassi al soccorso. Ma il semplice fatto che si trattava di un uomo, sia pur selvaggio, mi rassicurava almeno un po', mentre la paura di Silver si ravvivava in proporzione. E perciò mi fermai e stavo cercando una via di scampo quando mi balenò il ricordo della mia pistola. Ah, non ero dunque privo di mezzi di difesa! A questo pensiero ripresi animo, volsi risoluto la fronte all'uomo dell'isola e gli mossi arditamente incontro. Egli si era in quel momento nascosto dietro il tronco di un altro albero, ma doveva spiarmi attentamente perché, vistomi avanzare nella sua direzione, riapparve e fece un passo verso di me. Poi esitò, indietreggiò, si spinse di nuovo avanti e finalmente, con mio grande stupore e confusione, si buttò in ginocchio e tese le mani giunte come a supplicare. Io di nuovo mi fermai. Chi siete? Gli chiesi. Bengan, rispose con una voce chioccia simile a una serratura arrugginita. Sono il povero Bengan e da 3 anni non ho parlato a un cristiano. Mi accorsi allora che egli era un bianco come me e le sue fattezze erano piacenti. La sua pelle era bruciata dal sole e le labbra annerite, e due bei occhi azzurri brillavano sorprendenti in quella faccia scura. Io non avevo mai visto o immaginato nessun pezzente lacero e cencioso quanto costui, che dei pezzenti era il principe. Ancora buon mercoledì e buon tè a tutti.